John, oggi il consiglio si è riunito. Le cose non vanno molto bene. E devono ridurre il personale. Non mi starà licenziando? No, non è esattamente così. Per ora è solo un congedo temporaneo. Penso che il prossimo anno sarai di nuovo con noi. Mi sta licenziando. Mi dispiace. Me la caverò. Ehi, amico. Michael Jordan era alto come te quando hai iniziato. Ma sapeva già fare le schiacciate all'asilo. Quindi continua a esercitarti. D'accordo? Ok. Pronto? John, sono Charlene. Charlene? Incredibile, ho pensato a te proprio ieri, lo sai. Davvero, sono così felice di averti trovato. Sono in città. Per caso avresti un po' di tempo per fare due chiacchiere? Beh, di tempo ne ho in abbondanza. Sto a Lilton, vicino all'aeroporto. Allora, che cos'è che volevi dirmi? Il mese scorso sono stata in Perù per scrivere un pezzo su un progetto umanitario. Siamo andati in un posto che si chiamava Viciente e lì mi hanno presentato un prete, si chiama Padre José. È anche un archeologo e mi ha parlato a lungo di alcuni manoscritti che lui stesso ha scoperto per caso qualche anno fa. Che manoscritti? Si tratta di testi antichi. L'autore è ignoto, ma fa una profezia. Davvero? E che dice? Padre José sostiene che secondo la predizione tutti i conflitti e i caos che ci sono al mondo ci stanno cambiando. Ma che significa? Significa che la violenza ci sta aprendo gli occhi. La profezia dice che stiamo per scoprire qualcosa. E cioè? Non so, ha detto solo che ci farà vedere tutto in modo diverso. Sì, sembra un'assurdità, ma ti prego, ascolta prima di giudicare. D'accordo, va bene. È interessante. Quando dovrebbe avverarsi la rivelazione? La profezia dice che tutto comincerà all'inizio di questo secolo. Cioè adesso? Sì, esatto. Salve. Mi scusi, potrei avere i miei bagagli? Oh, ma certo, posso anche chiamarle un taxi se le serve. Sì, grazie. Bene, troverai i bagagli fuori, vicino al taxi. Perfetto, ho solo una borsa. Charlene, ti sei mai chiesta perché non c'è mai stato niente fra noi due? Da quanto ci conosciamo? 5, 6 anni? Più o meno, sì. Nel frattempo quante storie hai avuto? Tu hai sempre bisogno di essere legato a qualcuno perché ti fa stare bene, ma non funziona mai perché non sei davvero coinvolto. Che ne è dell'insegnante che ci teneva tanto a motivare quei ragazzi? Dov'è finito? Ho scoperto che non è facile. Devi andare a Viciente, John. Lì studiano la profezia e non so spiegartelo, ma la gente lì è diversa, quel posto è diverso. Perché vuoi coinvolgermi in questa faccenda? Perché ogni volta che pensavo alla profezia, mi venivi in mente tu. E poi ho scoperto che avrei fatto scalo qui. Forse ascolti questa storia al momento giusto.
Ciao, Meredith. Come va, bellezza? Sei stata bene oggi? Spero meglio di me. Devi andare a Vicente, John. La gente lì è diversa. Quel posto è diverso. Agenzia di viaggi. Una cancellazione. E quando è il volo? Domani? Sì, va bene. Perfetto, grazie. Vieni con me in Perù. È da un bel po' che non vado a Lima. Lei da quanto vive lì? Ah, solo da poco. Sono stato in Bolivia negli ultimi 10 anni e non conosco questo padre José. In quei posti ci sono anche troppi preti, non trova? Beh, in effetti. Mi scusi. Le ho sentito nominare un certo padre José. Un'amica mi ha parlato di lui. Dobson, dottor Sidney Dobson. Posso offrirle un drink? Sì, signorina, grazie. Altri due.